Belli chicchi, un saluto dal vostro momo di DCP, ovvero tossicodipendenti con i parastinchi. E non so se lo sapete, ma sto facendo delle live su FIFA 21 qui su YouTube, quindi vedete che potete fare, venite a salutarmi, no? Che è educazione. Parla bene e usa l'educazione, chiaro? Inoltre su Instagram, momo di DCP e su TikTok vi sto dando dei consigli sulle vostre squadre dei FIFA 21. Oggi però andiamo a fare una cosa totalmente diversa, perché so buoni tutti a dare consigli sulle migliori squadre, ma qual è la peggiore squadra dei FIFA 21? Secondo me, ovviamente. Diciamo che ho trovato dei giocatori abbastanza carucci. La squadra complessivamente costa 5.900 crediti. E adesso vi spiego le caratteristiche di questi giocatori. Partiamo dal portiere, che è Cardoso. La sua peculiarità, madonna, ho detto peculiarità tutto attaccato senza sbagliare, sono un fenomeno, è di essere 1,70 m, ovvero probabilmente, non lo so, forse, secondo le mie ricerche, è il portiere più basso che esista. E non c'è niente da ridere, perché io sono 1,74 m. Una gran fetta di questo Guinness è da dare alla Cina, sono molto bravi. Ho scelto Wang Zhengao, sì, perché è il difensore con meno difesa del mondo, ha 45 di difesa. E vi leggo le altre statistiche molto interessanti. 45 intercettazioni, 46 precisioni di testa, contrasto in piedi 55, scivolata 45. Passiamo al suo compagno di nazione, che è romano, è un cinese romano, è un romanese, un cinemano, e che è Ao Xia, che è la versione di Zano probabilmente cinese, che è Ao Xia. La qualità migliore di Ao Xia sono i passaggi, ragazzi, 26 di passaggio, con un 21 di precisione su calci di punizione. In pratica un Del Piero senza gambe. Ho inserito nella squadra anche un italiano che detiene un grande Guinness, che non gli serve a niente a un difensore il tiro, però 16 di tiro, Ceccherini, io un pochino mi sarei lamentato con la EA. Passiamo al terzino destro, che è Matsumara, a parte il 22 di difesa, vabbè, però è un esterno destro. Vorrei fare uno zoom sulla sua fisicità, ragazzi, in pratica è una piuma con le gambe. Elevazione 38, resistenza 31, forza 29, aggressività 26, in pratica è un chihuahua, no, un chihuahua è più aggressivo. Come esterno sinistro ho premiato la delicatezza e la leggerezza di Akinfewa, un piccolo omino di 110 kg, che conoscerete tutti molto bene. Passiamo ai centrocampisti, scusate se non li pronuncio bene, Kim Yeon-so. Mi ha stupito molto il suo dribbling, 19 di dribbling, ragazzi, e in pratica si smarca da solo, ragazzi, in pratica è un comodino dell'Ikea al centrocampo, è così veloce che quando entra in campo si perde gli scarpini, capito? Passiamo all'altro centrocampista, che è Wang Wapeng. Ecco, Wang Wapeng, con il suo 22 di tiro e 25 di passaggio, è un ottimo centrocampista, ragazzi, soprattutto da mettere dietro alle punte. Da notare il 18 in finalizzazione, in pratica manco a pagamento finalizza. Ho scelto un tedesco poi, Brinkmann, esterno destro, non per le sue stats in gioco, ma è semplicemente perché è il calciatore più alto che ci sia in FIFA 21. E in pratica dovrebbe superare i 2 metri, ragazzi. Passiamo al nostro attacco fenomenale. C'è Eddie Murphy, per gli amici Muffin. Fino a qualche anno fa era il calciatore più scarso di FIFA. L'ho scelto perché ha delle statistiche di merda. È un po' come me, non è capace a fare un cazzo. Dopodiché passiamo alla stella di questa squadra, che è Miura. Ecco, sarebbe stato meglio fare un video proprio intero su Miura. A parte la sua età, ovvero 53 anni... è anche il giocatore più lento di FIFA, perché ha 25 di velocità, raga. Probabilmente corre strisciando, no? Non lo so come possa avere 25 di velocità. E un altro dato fantastico è il 21 in resistenza, raga. 21 in resistenza in pratica sviene dopo il fischio d'inizio. L'arbitro fischia e lui casca per terra. Ecco Kiki, questa era la mia squadra perfetta per partecipare al Foot Champions. Se arriviamo almeno a 10.000 like la proverò, c'ho paura, non lo fate. Vi ricordo di seguirmi in live, seguitemi su Instagram per capire quando ce vado. Lì vi do tutte le informazioni riguardo proprio il canale Tossicodipendenti con i Parastinchi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate qua sotto un commento e suggeritemi dei giocatori, che probabilmente voi siete più bravi, troverete qualche altra perla, qualche altro giocatore stellare. Noi ci vediamo al prossimo video, belli chicchi!